Diciamo, beh, la Piaggio è unica per una serie di ragioni. La prima è che, diciamo, a livello mondiale ancora oggi io non sono a conoscenza di nessuna ditta che lavori sia nel campo motoristico che velivolistico. Quindi questa è una peculiarità. I motori da aereo li fanno delle aziende specializzate e gli aerei li fanno altre aziende. Invece, e poi montano gli aerei acquistati da altri. Invece la Piaggio ha lavorato e lavora tuttora in entrambi i settori. Poi è anche l'unica azienda in Italia che abbia un prodotto completo, cioè abbia avuto tutta una serie di prodotti nella sua storia, ma in particolare adesso che progetta e costruisce. Le origini della crisi, a mio parere, sono state due prevalentemente: la caduta del muro di Berlino, per cui gli stati, con la caduta del muro di Berlino, i budget dei ministeri della difesa, non solo italiano, che è quello che ha toccato di più noi, ma anche di paesi alleati, che quindi compravano anche i nostri prodotti, tipo il Tornado, che in parte veniva fatto anche in Piaggio, si sono ridotti moltissimo. Quindi c'è stata una necessità di conversione dal militare al civile, di passare da commesse che avevano dei margini altissimi e poi tutto sommato consentivano anche slittamenti, pur di rispettare tutta una serie di cose, a un mercato ben diverso. Questo è stato uno dei fattori fondamentali della crisi. Il secondo fattore è stato, in me, proprio il 180. Perché? Il P180 è costato, fare un aereo, progettare un aereo è complicato, ci vuole molto tempo e ci vogliono molti soldi. Tanto per dare un'idea, più di 150 miliardi era costato dell'epoca, che sono anche molto pochi rispetto ad altri casi simili, però considerate che li doveva tirare fuori tutti il dottor Piaggio. E il dottor Piaggio l'ha tirati fuori, il ritorno dell'investimento di un aereo è comunque molto in là negli anni, perché uno lo comincia a progettare, 4 anni dopo fa il primo volo, dopo altri 2 anni ce l'hai certificato, poi ci metti ancora un po' a fare i primi e poi se va tutto bene li cominci a vendere. I primi hanno dei costi, siccome ci sono delle curve di apprendimento superiori a quelli ai quali li puoi vendere nel mercato, quindi il break-even point, io ricordo il direttore tecnico, l'ingegner Mazzoni, aveva detto una volta il 136esimo velivolo, il break-even point. Quindi bisogna, per questi 10 anni, bisogna finanziare. Il progetto è andato benissimo, il mercato no, anche perché quando è uscito fuori il P180, che si proponeva come un mercato in grado di aggredire il mercato americano, perché grazie a tutte le sue innovazioni tecniche, aerodinamiche, eccetera, consumava la metà di un altro velivolo. E quindi dicevo, beh, io mi propongo sul mercato americano e gli americani me lo compreranno se gli do un aereo che costava meno. Proprio in quel momento è successo l'inizio di un periodo di crisi negli Stati Uniti, quindi chi aveva gli aerei in America, le sue azioni valevano molto meno, quindi avevano meno soldi. Non solo, ma contemporaneamente era l'epoca in cui il prezzo del dollaro, del petrolio al barile è passato da 34 a 10. Perché gli emiri volevano combattere la Thatcher che estraeva il petrolio dal mare del nord a costi molto maggiori dei loro, quindi per ragioni commerciali avevano fatto crollare il prezzo del petrolio. Allora l'americano che doveva cambiare l'aereo e prendere sperabilmente il Piaggio si trovava a avere pochi soldi e poi tanto gli consumava, spendeva meno della metà di benzina per effetto di questa manovra. Quindi Piaggio è riuscito a vendere ben pochi all'inizio e quindi non c'aveva più i soldi. Allora a questo punto gli altri, cioè l'IMU e Finmeccanica, che allora si chiamava diversamente, comunque hanno fatto un aumento di capitale, tale che lui non l'ha potuto sostenere. Quindi
Piaggio ha dovuto cedere la proprietà. Secondo me queste sono le vere cause. Poi le cause tecniche. Poi ci sono stati i giochi per cui nella crisi c'era chi voleva prenderla, acquisire la Piaggio per un piatto di lenticchie, eccetera. In tutta questa situazione comunque è sparito Piaggio, che era la garanzia. Quando parlavo di senso di appartenenza, negli anni 80 tutti sentivano la presenza di questa ditta, sentivano il dottor Piaggio. Allora, qualcheduno, come l'ingegner Ghizzoni, lo incontrava, aveva l'occasione di incontrarlo, lo vedeva in una certa maniera. Il volgo, noi che noi di più basso livello, lo vedevamo quasi come un'entità, qualcheduno diceva come un puro spirito, come quello il mega direttore di Fantozzi, no? Però tutti sentivano la sua presenza come uno a cui bisognava essere grati perché ci dava il lavoro, e come uno che, essendo genovese, di un'antichissima famiglia genovese, come ce ne sono alcune a Genova, non avrebbe mai portato la fabbrica fuori dalla Liguria, che invece è quello che temono i nostri colleghi che sono ancora dentro. Noi qui siamo tutti in pensione, ma quelli che ci sono rimasti, il terrore che hanno è che qualcheduno si prenda la fabbrica e la porti non tanto da Finale a Villanova, che sarebbe poco come è avvenuto, ma nei paesi arabi o da qualche parte. Ecco. All'epoca c'erano ministri leghisti che, ovviamente, essendo di Varese, si temeva, ma lo dicevano anche apertamente, volevano praticamente venderci. E quindi non si vedeva una via d'uscita. Si era governati dai signori commissari, che erano tre, di nomina governativa. Siccome appunto era l'epoca del primo governo Berlusconi, aveva nominato uno di estrazione Forza Italia, uno di estrazione Alleanza Nazionale, uno di estrazione Lega, e eravamo nelle mani di questi signori. Poi sono cambiate alcune cose. A un certo punto comunque la Piaggio è uscita dalla legge Prodi, si chiamava legge Prodi perché l'aveva fatta Prodi quando era non presidente del Consiglio ma ministro dell'industria qualche anno prima, che consentiva congelamenti di debiti e di salvare certe aziende. Poche aziende che sono entrate in questa procedura si sono salvate, ma la Piaggio si è salvata. Ha trovato degli acquirenti e quindi è iniziata una fase completamente diversa rispetto a quella precedente, con tutta una serie di ricapitalizzazioni, quindi con una sofferenza continua perché i soldi non bastavano mai, però poi alla fine una soluzione si trovava sempre, dal buyback delle aree di Finale all'ingresso di nuovi azionisti anche internazionali, Tata indiano, Mubadala degli Emirati Arabi, e quindi alla fine in qualche modo poi la Piaggio è sempre andata avanti, però con un clima di incertezza che è rimasto costante, che c'è tuttora e che invece non c'era negli anni 80, ci si sentiva molto più tranquilli, e in più anche con un clima, tutti dicono, tutti quelli con cui parliamo, i nostri colleghi dicono, ma la Piaggio non è più quella di una volta, perché questo senso di appartenenza non c'è più, non c'è più, ma si sente anche, la gente si sente un numero, e quindi se va bene puoi anche avere un futuro, se non sei troppo fortunato. Invece ci si sentiva all'epoca sì valutati, ovviamente giustamente valutati dal management, però ci si sentiva anche prima di tutto conosciuti. E quindi invece adesso uno non si era un numero, ecco, il direttore di Finale conosceva uno per uno tutti noi, e quindi questo forse è una delle cose che sono cambiate, al di là del fatto che poi tutti quelli che si sono succeduti naturalmente sono sempre venuti per prima cosa a dire che chi c'era prima non sbagliava tutto, arrivavano loro, ti insegnavano, tu capivi gli errori che facevano, però poi tanto dopo ogni due anni se ne andavano e ne arrivava qualche d'un altro. Quindi sono fasi molto molto diverse della vita dell'azienda, ecco.